Funziona? Sì, guarda. Allora, buongiorno a tutti, sono molto contenta di poter introdurre insomma questa iniziativa di oggi, questa iniziativa mattutina, siamo tutti freschi qua, abbiamo cominciato bene la giornata, spero. Sono onorata di introdurre Roberto Gualtieri, che già europarlamentare per il Partito Democratico e nuovamente candidato per ricoprire questo ruolo per i prossimi 5 anni. Onorata perché lo seguo da un po' di tempo, in questo ringrazio internet che permette di azzerare tutte le distanze, che fortunatamente ci fa assaggiare un po' di Europa che i mezzi di disinformazione italiani non ci fanno per niente conoscere e capire. E ho apprezzato molto il percorso che sta facendo, perché per alcune iniziative mirate ho trovato che è proprio un percorso che va verso l'Europa che io vorrei, e mi è piaciuto molto anche lo slogan, vorrei portare l'Europa in Italia, perché forse è proprio quello che manca e che non permette all'Europa di far breccia completamente nei cuori anche di noi italiani per tanti motivi. Non mi dilungo in alcun modo sulla sua, diciamo, attività politica, in quanto è lui qui apposta, ma soprattutto perché poi potrete anche tramite molti flash conoscere meglio tanto di quello che è stato fatto e soprattutto quello che si vuole fare attraverso la documentazione che è presente agli ingressi qui del bar, che ci sta accogliendo, e ringrazio Antonio, l'oste, per l'ospitalità. Allora, ci tengo a fare una piccola precisazione relativa all'iniziativa di oggi, perché questa iniziativa che abbiamo organizzato e che sono molto felice che siamo riusciti ad organizzare è un'iniziativa che, diciamo, vuole sostenere un percorso di Partito Democratico molto coraggioso ed impegnativo, mi permetto di dirlo, soprattutto qui all'interno del mio paese, perché non è un segreto, insomma, non bisogna nascondere che ci sono anime profondamente diverse che si trovano in una realtà così piccola, in qualche modo rappresentate, e che il Partito Democratico significa legarsi ad una ideologia, ad un modo di vedere il futuro, a un progetto che si vuole costruire. Non si lega a maglie, non si lega a casacche, a personalità specifiche, a ruoli specifici. I circoli sul territorio non devono essere un cerchio chiuso attorno ad un centro statico, ma devono essere... Il circolo deve far pensare al cerchio come ad un abbraccio che è capace di accogliere persone che la possono pensare diversamente. Non bisogna mai nascondersi dietro un dito, non bisogna mai nascondersi dietro una falsa idea di coincidenza tra partiti, persone, liste civiche. Questo ci tengo a manifestarlo sinceramente, perché è l'essenza del percorso che il Partito Democratico, se vuole funzionare, deve fare, soprattutto perché deve partire da due centri, i comuni sul territorio e l'Europa, due punti così lontani ma che invece sono la vera forza, perché i comuni sono le radici e l'Europa è lo spazio verso il quale ci dobbiamo espandere, quindi solo attraverso questa grande commistione si può riuscire a ottenere qualcosa di buono e a fare del Partito Democratico un partito forte che, come dice la parola democratico, democrazia, possa significare sovranità del popolo, governo del popolo. Grazie. Grazie. Piacere iniziare qui una lunga giornata in tour per questa provincia, in una campagna elettorale che sta crescendo e sta acquisendo anche una consapevolezza nuova della centralità inedita che l'Europa ha acquisito e della natura di questo voto. La scorsa campagna elettorale, i temi che erano in discussione con i cittadini erano quasi tutti nazionali, si parlava. Oggi io, proprio parlando con i cittadini, e ne ho incontrati davvero tanti,
riscontro invece che c'è una crescente consapevolezza che questo è un voto sull'Europa ed è un voto decisivo per imprimere una determinata direzione a un'Europa che non è più solo un'entità distante, ma è il luogo da cui dipende il nostro futuro. E anche la forte, io la percepisco anche, pezzo di opinione pubblica che esprime una critica, una rabbia, che magari è tentata da un voto di protesta, paradossalmente comunque politicizza l'Europa, interagisce con l'Europa. E quindi siamo in un percorso un po' storico, inedito, anche questo fatto dei candidati presidenti della Commissione è nuovo, non era mai successo. Sta chiaramente, non siamo ancora a Obama-Romney, non siamo ancora a quel grado di consapevolezza, eppure sta crescendo anche la consapevolezza, anche i giornali internazionali vi dedicano crescente spazio, che questa volta questo voto è il voto che determinerà chi sarà il presidente della Commissione, quindi chi sarà il capo del governo dell'Europa. E questa è una cosa che non è avviene da sola, è avvenuta perché abbiamo condotto una battaglia, in particolare noi come socialisti europei, per parlamentarizzare la Commissione europea, per produrre questa procedura dei candidati, certo, perché il nuovo trattato ha detto che il Presidente della Commissione è eletto dal Parlamento, proposta dal Consiglio europeo, dopo aver consultato il Parlamento tenendo conto del risultato delle elezioni. Questa è la nuova formulazione di un articolo del trattato e noi ci siamo attaccati a questa e abbiamo introdotto questa procedura dei candidati, e adesso davvero la Commissione europea può diventare da un organismo tecnico che non risponde ai cittadini, distante, che poi magari risponde quindi ai governi, ma sulla base dei rapporti di forza dei governi, quindi il governo che ha la tripla A conta di più, quindi non una testa o un voto, che è il principio della democrazia, ma invece un modello in cui la Commissione europea è frutto di equilibri tra stati e del potere di una burocrazia legata a principi giuridici, amministrativi, che però non sono fondati su una legittimazione democratica. Invece se noi trasformiamo la Commissione in un governo democratico scelto dai cittadini, responsabile davanti al Parlamento, noi stiamo costruendo un pezzettino di questa nuova Europa che ci serve, perché queste elezioni hanno una duplice posta in gioco: il cambiamento dell'indirizzo delle politiche europee, che deve essere netto e deciso, e in questo senso noi rivendichiamo anche come unico voto utile il voto al Partito Democratico, proprio perché il voto al Partito Democratico è quello che può concorrere a far determinare una maggioranza dei progressisti europei, avere un Presidente della Commissione progressista. L'alternativa sarebbe non certo un'altra Europa, non certo, ma semplicemente la continuità, cioè il Presidente Juncker, Presidente dei Conservatori, prosecuzione delle politiche di austerità di questi anni, come lui ha esplicitamente rivendicato. Quindi un voto utile per un cambiamento che è di due tipi: cambiamento di indirizzo delle politiche europee, e qui il punto fondamentale è quello che si riassume nello slogan dall'austerità alla crescita, che non è però uno slogan, cioè la differenza di questa volta, questo non è un voto europeo che esprime un ci piacerebbe, vorremmo, oppure non ci piace, ci fa rabbia, è un voto europeo che concretamente può determinare dei cambiamenti di politiche che hanno poi un impatto immediato sulla vita dei comuni, del paese, delle regioni, sulla possibilità di sviluppo dei sistemi produttivi, perché se noi riusciamo ad avere una commissione diversa, noi potremo, per esempio, faccio un esempio concreto per capire che stiamo parlando di un cambiamento concreto, non virtuale, applicare ad esempio all'Italia quella flessibilità del patto di stabilità che noi abbiamo conquistato. Io sono stato poi negoziatore su questi temi del gruppo socialista e democratico, fiscal compact, riforma dell'eurozona, e noi in una battaglia di riduzione del danno, perché eravamo minoranza, tuttavia abbiamo strappato alcune cose, per esempio che si potrebbero scomputare dal calcolo del deficit una parte degli investimenti pubblici e in particolare il cofinanziamento dei programmi europei. Questo significa in pratica che la stretta di riduzione del deficit si allenterebbe un pochino se questa regola si applicasse all'Italia. La Commissione di oggi non la vuole applicare all'Italia. Se noi avremo una Commissione diversa, significa che già Matteo Renzi e Piercarlo Padoan in autunno, quando devono fare la legge di stabilità, potrebbero scorporare dal calcolo del deficit questi investimenti, avere qualche miliardo in più di margine di manovra, il che significa che gli 80 euro
è ingiusti 80 euro si possono estendere veramente anche alle pensioni da una parte, che dall'altra la copertura strutturale, una volta esaurito il miliardo alle banche, quello con cui ci siamo industriati per coprirli questo anno, è una copertura che può essere un po' meno determinata da tagli, quindi altrimenti poi tu hai 80 euro di più di qua, però poi c'hai un ente locale che ha maggiori ristrettezze di bilancio e che a sua volta o riduce i servizi o aumenta le tasse. Quindi davvero stiamo parlando di una cosa non astratta, distante, ma di un voto che può determinare le condizioni macroeconomiche, potremmo dire così, dentro cui rendere forte e credibile una svolta per la crescita, per la redistribuzione sociale, per l'occupazione, come quella che Renzi sta cercando di imprimere all'Italia. Quindi il cambiamento dell'Europa è allo stesso tempo condizione del cambiamento d'Italia. Questo voto quindi è importante da questo punto di vista, non solo perché naturalmente noi abbiamo bisogno di un incoraggiamento, di una spinta all'azione del governo in questo momento, e quindi un buon risultato del Partito Democratico è importante anche per questo, perché significa andiamo avanti, significa proseguiamo su questa strada, significa arginare sul nascere questa rabbia grillina, questo tentativo di Berlusconi, insomma significa dare l'unica risposta credibile ai problemi del paese, perché poi queste altre forme di rabbia, nessuna si traduce in una proposta politica, non ci sono altre proposte, c'è solo il Partito Democratico, e quindi è importante che questa sfida, questa scommessa del Partito Democratico di Renzi riceva un sostegno e una spinta. Ma appunto, come dicevo, non è solo questo, è davvero non è solo un impulso politico, è la definizione di un quadro, di un contesto che è decisivo per poter fare queste cose che il governo vuole fare. Quindi il cambiamento dall'austerità alla crescita, preso atto che le politiche di austerità hanno fallito, preso atto che il loro effetto proprio concreto è stato quello di tenerci nella stagnazione, i dati che sono usciti l'altro ieri sul PIL sono emblematici, ma persino la Germania stagna, persino la Germania che va meglio di noi, perché è un'Europa che sta col freno a mano tirato, come una sorta di autovettura che fatica quando c'è una crisi, è come se una macchina sta su una montagna molto alta e fatica a salire. Quello è il momento dove si spinge l'acceleratore, non si spinge il freno, questo lo spiegano i manuali di economia, si chiama politica anticiclica. L'Europa invece, l'Europa dei conservatori, non l'Europa, l'Europa del centrodestra e dei conservatori, ha pensato che il momento in cui la salita era più ripida e la vettura stentava a salire era il momento di tirare il freno a mano. Ecco, gli Stati Uniti hanno fatto il contrario, infatti sono usciti dalla crisi. Quindi davvero è il cambiamento del quadro delle politiche europee è la condizione per rilanciare il percorso di sviluppo in Italia. Ma poi l'altro aspetto è quello del compimento di questa costruzione europea, perché l'Europa funziona male anche perché è incompleta. Noi ci siamo dati una moneta unica ed era indispensabile farlo, perché nel mondo di oggi pensare di poter stare con le valute nazionali è un'illusione. Questo noi naturalmente dobbiamo dire ai cittadini, cioè noi non dobbiamo prendere troppo sul serio gli sfracelli che Grillo promette, perché quello che accadrebbe, quello che accadrà ai deputati del 5 Stelle è di essere irrilevanti a Bruxelles, anche perché lì non è un luogo per i comici, per quelli che salgono sui tetti, cioè se salgono sui tetti e gli altri nelle commissioni decidono e fanno i regolamenti, cioè questo io dico, volete andare sui tetti, andate, intanto gli olandesi, i danesi, i tedeschi si mettono d'accordo e fanno la legislazione, non è che si preoccupano se 20 deputati salgono sul tetto, arriveranno degli inservienti e li faranno scendere, insomma, non c'è. Ma tecnicamente un movimento che è incoalizzabile, cioè che non farà parte di nessun partito europeo e quindi di nessun gruppo parlamentare, finisce nei non iscritti, che sono quei deputati che non hanno gruppo politico, che siedono nell'emiciclo in alto a destra, e quindi non contano nulla. Cioè possono essere pure ma immaginiamo ora non accadrà che prende 28 deputati, lì sono una goccia nel mare, 751 deputati che rappresentano 500 milioni di persone, poi ci sono 28 matti, cioè già c'erano, c'erano i pirati svedesi, cioè già ci sono 20 matti al Parlamento Europeo, ma non contano nulla, proprio che non se li fida nessuno, ma anche tecnicamente, perché non possono neanche avere diciamo incarichi parlamentari, perché lì funziona tutto sulla base della forza dei gruppi europei, tu sei 20, ma sei di un paese solo, sei fuori da tutto, non puoi avere relazioni, però hai il tempo di parola alla fine, quando gli altri lasciano la sala, parlano i non iscritti, quindi diciamo fortunatamente queste prospettive di adesso arriviamo noi e gliela facciamo vedere all'Europa non produrrebbe nulla, perché quello che poi loro vorrebbero produrre sarebbero cose dannosissime.
Ma appunto è una cosa del tutto irrilevante, perché in Europa si pesa se si fa parte dei gruppi parlamentari importanti, e il Partito Democratico può essere la prima delegazione del primo gruppo parlamentare, quindi possiamo al contrario invece esprimere i presidenti di commissione, relatori sui provvedimenti più importanti, e possiamo quindi essere decisivi nell'affrontare il compito, che è il compito di dare un'anima e una solidità a questa costruzione europea, oltre la moneta unica, che era indispensabile, perché sanno stare nell'euro significherebbe avere la fuga di capitali, la diminuzione del potere d'acquisto, i tassi di interesse quindi per attirare i capitali molto alti, uno che ha un mutuo su una casa avrebbe la rata del mutuo quadruplicata e contemporaneamente la casa dimezzata del valore, quindi poi non è che uno chiede il risarcimento a Casaleggio, diciamo. Quindi, ma detto che questo scenario quindi è realistico e che sarebbe catastrofico, però è detto che una moneta unica oggi è una condizione per esistere nel mondo della finanza globale, se no sei spazzato via e hai uno scenario sudamericano. Detto tutto questo, è chiaro che l'Europa non può essere solo una moneta, solo un mercato, ma deve compiere la sua costruzione, deve essere un'Europa solidale, deve essere un'Europa democratica. Deve essere un'Europa che, proprio perché sta acquisendo maggiori poteri, perché la crisi ha visto che bisognava fare di più, però allora questi poteri di indirizzo sulle politiche nazionali devono essere basati sulla democrazia. Non è che arriva la troica, che non è legittimata da nessuno, e dice no, tu la devi fare quello, devi chiudere quelle scuole, no, quello che l'Europa dice di fare deve essere deciso dalla democrazia, e quindi da un Parlamento eletto dai cittadini, non da una tecnocrazia che non risponde a nessuno. E poi l'Europa deve avere strumenti per una politica di sviluppo, quindi noi vogliamo un bilancio europeo più forte, alimentato da risorse proprie, che consenta di realizzare grandi investimenti per infrastrutture, per banda larga, o nuovi programmi come quello che abbiamo introdotto, perché poi noi ci siamo battuti in questi anni, non è che appunto noi non siamo andati sui tetti, noi siamo stati lì a cercare di condizionare i provvedimenti che venivano presi, in alcuni casi abbiamo votato contro e Berlusconi ha votato a favore, bene che si sappia, cioè tutti i deputati del centrodestra hanno votato a favore alla riforma del patto di stabilità, che ha introdotto questi criteri molto rigidi di riduzione del deficit, del debito. Sono stati loro che l'hanno detto di non battere i pugni sul tavolo, loro non li hanno battuti, se li hanno battuti si sono fatti male loro, non il tavolo, e hanno invece sostenuto questi provvedimenti. Quindi abbiamo di fronte, anche questo è opportuno ricordarlo, un centrodestra che è espressione dell'Europa di questi anni, e che quindi va anche richiamato alle sue responsabilità. Noi però ci siamo battuti e abbiamo ottenuto dei risultati. Uno di questi, per esempio, è la garanzia giovani, cioè il primo caso di politiche sociali europee, quelle politiche sociali che vanno costruite, perché appunto per andare oltre la moneta e il mercato occorre anche una dimensione sociale delle politiche europee. Allora la garanzia giovani, questo programma che noi abbiamo ottenuto, c'era il commissario socialista che ce l'ha data, noi l'abbiamo chiesto, io ho partecipato al negoziato, non partecipiamo al negoziato se non ci date, non cominciamo a costruire una dimensione sociale delle politiche europee, e la garanzia giovani è il primo caso di questo, cioè un programma, cioè adesso ci si può iscrivere a un portale finanziato da 6 miliardi, 1 miliardo e mezzo per l'Italia, entro tutti i giorni dai 15 ai 29 anni possono digitare i propri dati, devono essere contattati entro 60 giorni, entro 4 mesi devono avere una proposta di un tirocinio, un apprendistato, un contratto di lavoro finanziato, sostenuto in parte con degli sgravi per l'imprenditore o un bonus da queste risorse. Noi riteniamo che siano risorse insufficienti per coprire tutti i giovani, e tuttavia è la prima volta che parte un programma per l'occupazione giovanile, ed è il primo tassello, la prima pietra di un edificio di un'Europa che sia anche un'Europa sociale del lavoro e non solo del mercato, delle regole, dell'austerity. Quindi questo è il senso che la nostra proposta di cambiamento dell'Europa e di completamento della sua costruzione non è un astratto vorrei ma non posso, ma è lo sviluppo anche di una battaglia che abbiamo già intrapreso, che già ci ha portato a ottenere alcuni risultati, e che però, se avremo rapporti di forza migliori in questo Parlamento, ci può consentire davvero di edificare un'Europa diversa, cioè un'Europa migliore.
c'è il grande tema del lavoro, che riguarda anche come l'Europa si pone rispetto alla concorrenza di altri paesi, di altri continenti del mondo. Qui c'è davvero una differenza profonda tra noi conservatori. Noi riteniamo che gli accordi commerciali devono tenere conto anche delle clausole sociali e ambientali, cioè se io commercio con aree del mondo dove lavorano i bambini, dove non ci sono diritti sociali, diritti sindacali, è chiaro che il trattato commerciale deve tenere conto di questo e non può consentire, diciamo così, quello che diventa un dumping sociale, cioè un utilizzo di standard incivili come condizione di competitività, che poi ci metta noi nella condizione o di chiudere le aziende o di arretrare e quindi ridurre salario, ridurre diritti o delocalizzare. E quindi una politica commerciale diversa che promuova un incivilimento del mondo e non ci renda noi sempre più barbari e per inseguire la competizione è davvero una correzione di rotta molto importante che occorre realizzare, se no noi finisce come appunto a Piombino, dove gli operai piangono mentre versano il carbone bianco per spegnere l'altoforno, o come a Terni, faccio caso, dove la fabbrica che realizza i migliori elettrodi di grafite del mondo però chiude perché la multinazionale ha fatto un investimento sbagliato e preferisce il prodotto di cattiva qualità fuori da... cioè davvero noi siamo in una condizione in cui non è che noi vogliamo fare l'assistenzialismo, noi vogliamo sostenere una manifattura di qualità e l'innovazione attraverso politiche industriali a livello dell'Unione Europea. E quindi questo è davvero un cambiamento profondo di rotta da un'idea tutta iperliberista del mercato unico europeo, che significa completare l'Europa, dare un senso a questa costruzione, renderla un'unione solidale, un'unione capace di promuovere la coesione, il lavoro, l'impresa e la coesione sociale, che deve avvenire con politiche come quelle della garanzia giovani, deve avvenire anche, diciamo, introducendo degli standard sociali. Noi vogliamo degli standard sociali nelle politiche di vigilanza della Commissione. Questo è un altro punto molto importante, perché oggi la Commissione bacchetta uno Stato se non rispetta il deficit, se non rispetta il debito, ma noi invece ci sono degli obiettivi che si è dato Europa 2020, un certo numero di laureati, certo numero di investimenti per la scuola, la ricerca e la formazione, determinati standard anche sociali, quanti costi degli asili nido, quanti... allora questi devono essere elementi che se uno Stato non li rispetta è sanzionato, quindi devono avere lo stesso peso degli altri. Quindi l'Europa deve promuovere una società coesa, una società solidale, non deve solo essere il guardiano dei conti pubblici, ma questo significa appunto fare dell'Europa una vera unione federale, una vera unione solidale. Noi, faccio un ultimo esempio, poi purtroppo devo proseguire il mio giro, ma negli Stati Uniti esiste un fondo che alimenta e, diciamo, riempie i sussidi del fondo dei vari stati dei sussidi di disoccupazione, cioè quando in uno stato, nella Carolina del Nord, la disoccupazione è molto alta e non ce la fa quindi il bilancio di quello Stato per di pagare tutti i sussidi di disoccupazione, da noi sarebbe la cassa integrazione, cioè il fondo federale che integra la differenza. E il bello è che questo fondo poi nel medio lungo periodo è in pareggio, perché una volta capita a quello Stato, una volta, quindi non è neanche un trasferimento di risorse da uno all'altro, è un sistema che tiene insieme un'area che non è solo l'area del dollaro, sono gli Stati Uniti. Allora noi dobbiamo, e quello è una battaglia che stiamo facendo, un progetto a cui sto lavorando io col governo francese, col governo belga, di costruire un bilancio speciale dell'Eurozona alimentato da cose tipo la tassa sulla transazione finanziaria, la carbon tax, quindi non da risorse degli stati membri, che abbia questa funzione di stabilizzatore automatico e quindi concorra a integrare i sussidi di disoccupazione dei vari paesi quando c'è una crisi congiunturale. Quello è la condizione per reggere una moneta unica, e quello è anche l'Europa che poi assume un volto diverso davanti ai cittadini, non è solo l'arcigna matrigna che ti bacchetta perché spendi poco, ma è una unione che ti rende più uniti come popolo europeo e che prende queste decisioni sulla base delle decisioni assunte dai cittadini nel momento del loro voto, non sulla base di un meccanismo che altrimenti rischia di ricordare nell'Ottocento, quando la democrazia progressivamente è nata, prima di arrivare al suffragio universale c'era il suffragio censitario, cioè votavano solo quelli che avevano un certo reddito. Oggi questi invece organismi intergovernativi
che decidono non sulla base della legittimazione del Parlamento, ma sulla base dei governi, dove poi appunto contano i più forti. Sembra quasi che siamo nella stagione della democrazia censitaria, un po' come prima di quella vera, universale, in cui alla fine si conta sulla base del PIL, sulla base della AAA, sulla base, e no, questo, come nell'Ottocento, questa roba hanno resistito, poi sono stati travolti dal progresso della democrazia, perché alla fine le persone non vogliono che contare diversamente, siamo tutti uguali e contiamo tutti uguali. Allora anche io vivo, anche forse con un ottimismo evoluzionistico, questa stagione come una stagione di parto doloroso, ma pur tuttavia di crescita, di sviluppo di una dimensione più democratica, che è insostituibile, perché sennò l'Europa si sfascia se non sono i cittadini a decidere, e che quindi l'Europa è tenuta a tenere conto dell'insieme, perché se decide il capo di Stato del paese più forte, lui è eletto solo dai suoi elettori, e chiaramente il suo problema principale è la sua base elettorale, perché non si preoccupano di quegli altri, non lo votano quegli altri, cioè la Merkel non è votata da noi, c'è il problema di avere i voti dei suoi, quindi chiaramente è inevitabilmente spinta e se lei conta più degli altri perché c'ha più pille, perché allora è chiaro che le politiche sono inevitabilmente orientate sulla base degli interessi di qualcuno. Se invece a decidere è un organismo eletto da tutti i cittadini dell'Europa, è chiaro che allora il problema è proprio una questione di come funziona il meccanismo di legittimazione. Uno ha il problema di avere il consenso di quelli che ti hanno eletto, che ti eleggono come governo, e quindi deve tenere conto dell'insieme. Quindi il passaggio dal modello intergovernativo a quello comunitario, ma comunitario non in senso tecnocratico ma in senso democratico, è una condizione per poter concepire politiche europee fondate sul principio della solidarietà e della coesione, e non sul principio abbiamo un sistema di regole comuni, tu non devi sforare questo, ma ognuno fa per sé, ognuno fa i compiti a casa, questa famosa espressione. No, quali compiti a casa? Il problema non è solo i compiti, se dovessi ognuno fare i compiti a casa non avremmo bisogno di un mondo europeo, ognuno fa per sé, ma noi ne abbiamo bisogno, se no nel mondo non contiamo niente, se no il problema del Mediterraneo non lo risolviamo e poi ci abbiamo i barconi, se no il problema dell'Ucraina e della Russia non lo risolviamo e poi ci troviamo senza cazzo con la guerra ai nostri confini, se no, cioè è chiaro, e si è visto quando anche in questo caso, ahimè, anche i governi progressisti hanno pensato di mettersi nel mento e di fare la loro politica estera, questo capolavoro sulla Libia, gli inglesi e i francesi che fanno, ecco, il risultato, abbiamo la Somalia e i nostri confini, cioè non è tecnicamente possibile pensare che uno Stato da solo possa contare qualcosa nel mondo, tra un po' saremo tutti fuori dal G8 come Stati europei, se ci saremo da soli, possiamo avere nel Fondo Monetario Internazionale diversi rappresentanti, contano di meno, cioè sono di più, ma contano di meno, se ci fosse uno dell'euro al Fondo Monetario conterebbe come la Cina e come gli Stati Uniti, ce ne stanno 10, non contano niente, e quindi poi si mettono accordi cinesi e gli americani e decidono le condizioni fondamentali rispetto ai quali noi siamo il vaso di goccio. Quindi un'Europa più forte non è una privazione della nostra sovranità e autodeterminazione, ma è la condizione per recuperare la possibilità di incidere sui processi del mondo. Però questa Europa, se è un'Europa tecnocratica, un'Europa diciamo intergovernativa, non sarà mai un'Europa che potrà fare politiche solidarie, e quindi non avrà mai il consenso dei cittadini, perché allora poi giustamente dico ai cittadini, ma io perché devo dare il potere a quelli che non rispondono a me, non fanno, io non posso decidere quello che decido col mio voto, allora me lo tengo. Però quindi la questione di cambiare politiche europee verso la crescita eccetera e costruire un'Europa più solidale e più democratica, e sono due facce della stessa medaglia, e noi dobbiamo rompere questo circolo vizioso per cui le politiche europee sono sbagliate perché ci sono pochi strumenti, però i cittadini, siccome sono arrabbiati con l'Europa per le politiche europee sbagliate, sono contrari a dare più strumenti all'Europa, e questo circolo vizioso lo si rompe con la politica, con la democrazia, e queste elezioni sono una tappa fondamentale per farlo. Quindi sono elezioni davvero costituenti in qualche modo, sono elezioni storiche, sono elezioni che ci possono consegnare l'opportunità e la responsabilità non solo di cambiare l'indirizzo di una serie di politiche concrete molto importanti, ma anche davvero di rilanciare il processo di costruzione di un'Europa effettivamente unita, perché strutturalmente democratica.
Questa è la grande sfida, questo è il grande compito, dentro il quale naturalmente c'è poi l'impegno e la responsabilità dei parlamentari che devono andare lì in un luogo, cioè il Parlamento europeo non è più il Parlamento di una volta dove c'erano gli ordini del giorno, le risoluzioni, i commenti a quello che accadeva, là si fa la legislazione e quindi servono poi naturalmente parlamentari che, come dire, sappiano quello che si fa, che sappiano la lingua inglese, perché se non sai l'inglese, funziona così, arriva la proposta di regolamento in inglese, uno se non sa l'inglese deve aspettare una settimana e gliela traducono, poi se non sa fare l'emendamento in inglese deve fare l'emendamento in italiano, poi deve aspettare una settimana e glielo darò in inglese. Sono passati 15 giorni, quelli già si sono messi d'accordo, quelli che lo sanno hanno fatto l'accordo, quindi poi presenta l'emendamento. Grazie per l'emendamento, è molto utile, è un contributo davvero importante, però mi dispiace, abbiamo già fatto, si chiama tecnicamente emendamento di compromesso, cioè quello dove il relatore mette d'accordo e quindi hanno già chiuso l'accordo. Quindi davvero ci sono, come dire, anche dei requisiti minimi che occorre possedere, se no veramente non si tocca palla, ma la competenza, la capacità, anche la dedizione, perché poi bisogna stare lì dalla mattina alla sera, da lunedì al giovedì, perché se uno stai là non è che si fermano e ti aspettano, vanno avanti e decidono, ma sono condizioni, diciamo così, necessarie ma non sufficienti. Occorre veramente anche che i parlamentari siano più collegati a una dimensione politica, perché poi la democrazia significa anche partecipazione e consapevolezza. Quindi essere parte di un partito europeo non è tanto un fatto ideologico, identitario, deve essere il segno che noi costruiamo, non è che mandiamo lì delle persone, ma queste persone lì sono parte di una comunità che discute, che segue, che partecipa, magari quando è possibile attraverso la mobilità fisica del parlamentare, però anche con un costante tessuto basato magari su trasmissione di informazioni e sulla costruzione di momenti di dialogo, di confronto, di partecipazione e di elaborazione, in cui il partito, il territorio cerca di essere collegato all'Europa, poi c'è la questione dei fondi europei, eccetera, ma anche partecipa di quello che avviene lì e quindi controlla, cioè dà vita, dà sostanza a questa dimensione democratica. Se no ci sono solo i lobbisti che sono, diciamo, come nuvole, cavallette, che seguono tutto quello che facciamo, ma uno non può decidere con 100 lobbisti di Goldman Sachs intorno e i cittadini che non sanno quello che stai facendo. E questo serve una grande responsabilità dei parlamentari, ma anche di un partito che deve imparare a essere contemporaneamente radicato sul territorio, ma europeo nella dimensione, nella visione, negli orizzonti. Questa è anche una grande sfida per tutti noi e sono contento che questa campagna elettorale possa consentirci di fare anche qui un passo avanti e di contribuire alla costruzione, al cambiamento dell'Europa e al tempo stesso fare del nostro partito un partito più europeo. Grazie. Allora, ripeto, grazie mille per il tuo intervento, esatto. Positivissimo. Abbiamo un piccolo ricordo per te, che poi è un po' uno dei simboli, probabilmente il principale del nostro paese, il nostro marmo di Goremo, il perlato royal, eccolo qui. Speriamo che possa diventare più europeo dell'Europa il nostro marmo, e Goremo, la sua gente, le sue idee. Grazie mille a tutti voi che siete intervenuti e... soprattutto perché noi crediamo in un partito democratico che non dice cose vecchie con il vestito nuovo, come dice Puccini. Grazie.